Se facciamo l'ennesimo giornale uguale agli altri, giustamente sarebbe destinato ad andare a sbattere, dato che ci abbiamo investito anche qualche soldo, non siamo completamente rimbecilliti, quindi non vogliamo andare a sbattere. E allora vorremmo fare un giornale che racconta le cose che la televisione non racconta, o perché non vuole o perché non può, cioè dare su carta quel servizio che non si può dare per ragioni di spazio su internet e che non si può dare per ragioni politiche sulla televisione. Naturalmente, per fare questo, il giornale deve avere alcune caratteristiche. Intanto deve essere fatto da giornalisti che abbiano il culto della notizia, cioè che vogliano, come prima e unica attività, informare. Capisco che qualcuno resterà di stucco, dice come un giornale che dà delle notizie. È strano, effettivamente è un giornale bizzarro quello che abbiamo in mente, cioè un giornale che invece di fare quei corsivetti, quei gossip, quelle cose inutili, dà delle notizie. La seconda caratteristica è che questo giornale non deve avere dietro né una banca, né un palazzinaro, né un impresario di pulizie, né un proprietario di cliniche, né un costruttore di automobili. Né un costruttore di automobili, di cucine componibili, un fabbricante di scarpe, un presidente del consiglio, ecco, niente, niente di tutto questo. Ma neanche un partito, ma neanche un finto partito. Perché noi oggi abbiamo un fenomeno sconosciuto negli altri paesi, infatti vengono tutti dall'estero. Come si va allo zoo, per vedere le foche ammaestrate, i giornalisti ammaestrati anche, fanno dei numeri da circo. Il Vespa è un genere animale interessantissimo per chi viene da fuori. Vengono a vedere un paese dove succedono strane cose da tutte le parti, ma nel mondo del giornalismo ci sono fenomeni che voi umani, tipo per esempio giornali senza lettori, abbiamo molti partiti senza elettori e abbiamo anche molti giornali senza lettori. È evidente che un giornale senza lettori è come un ristorante senza clienti, insomma dopo un po' chiude, no? E da noi non chiudono, meno lettori hanno, più restano. Più vanno in edicola. Come si alimentano, come si mantengono? Paghiamo noi senza saperlo. Ci sono giornali che in edicola non vendono che 1000-2000 copie, cioè li comprano di solito gli amici e i parenti di coloro che li fanno, e poi li paghiamo tutti noi che non ci sogneremmo mai di comprarli, li paghiamo lo stesso. Perché? Perché sono giornali finanziati dallo Stato, apparentati a veri o a finti partiti che non interessano a nessuno se non a quelli che li fanno, che giustamente amano molto farsi pagare lo stipendio da chi il giornale non lo comprerebbe mai. Ecco, noi non chiederemo i soldi allo Stato e non ci apparenteremo a nessun partito. Quindi se questo sarà un giornale. Abbiamo fatto il V-Day apposta, mi pare che un minimo di coerenza. Ma poi io, dato che credo nel libero mercato, in un paese dove tutti dicono di credere nel libero mercato e non sanno neanche che cosa sia, il libero mercato vuol dire che se c'è una domanda ci deve essere un'offerta, se non c'è la domanda l'offerta non c'è. Se c'è domanda di informazione, di notizie, noi questa domanda cercheremo di soddisfarla nei limiti del possibile. Se non ci sarà domanda, il giornale non avrà un senso e quindi non nascerà se ce lo dicono prima, oppure morirà se lo scopriamo dopo. Questa è la ragione per cui abbiamo deciso di fare un giornale che si finanzia esclusivamente, oltre ai costi di avviamento che abbiamo anticipato noi insieme ad alcuni amici con delle quote molto basse, il capitale iniziale è veramente irrisorio. Questo è un giornale che sta in piedi soltanto se ha dei lettori che lo comprano tutti i giorni, o meglio, per sapere prima più o meno quanti potrebbero essere i lettori interessati a questo giornale,
abbonamenti. Ecco, noi abbiamo lanciato una campagna abbonamenti preventiva chiedendo a chi si fida di noi di abbonarsi sulla fiducia e di correre qualche rischio come lo corriamo noi. Chi correrà questo rischio insieme a noi avrà un premio, che non sarà la vita di Berlusconi a puntate come chi compra Libero sta rilegando, no? Questa Treccani. Ecco, noi purtroppo non escludo che faremo una vita di Berlusconi a puntate, ma escludo che sarà come quella di Libero, perché Libero è una specie di vita dei santi e dei martiri. No, lo dico perché stiamo facendo un librino, lo stiamo facendo veramente in 448, si chiama Istanbul Book, e si intitolerà Papi, e quindi riguarderà l'ultima parte della vita di questo santuomo. Ma dicevo, il premio per quelli che si abboneranno prima, cioè entro il 31 luglio, sarà uno sconto, praticamente l'abbonamento costerà la metà rispetto a quello che costerà poi, quando uscirà il giornale e quando non ci sarà più alcun rischio, perché ciascuno potrà decidere vedendolo se lo vuole o non lo vuole, soprattutto saprà che il giornale è effettivamente uscito e quindi esiste. E quindi questa campagna abbonamenti è partita molto bene, nel senso che appena si è saputo che facevamo questa campagna abbiamo ricevuto 40.000 prenotazioni, che è circa 20 volte il numero dei lettori del Foglio di Giuliano Ferrara e del Riformista, di Polito, che naturalmente meno copie vendono e più sono considerati bravi e intelligenti. Noi siamo completamente idioti, infatti abbiamo avuto 40.000 prenotazioni, però adesso bisogna vedere se queste prenotazioni si tradurranno in abbonamenti, perché la prenotazione è gratis, l'abbonamento costa 220 euro all'anno o a rate, chi lo vuole fa pagare, con la carta di credito a rate mensili pagherà ovviamente una quindicina di euro al mese, e questo significa che ovviamente, si pagherà la metà. Non voglio tediarvi con questi discorsi tecnici, chi vuole abbonarsi e darci una mano a far nascere questo giornale trova tutte le informazioni sul sito antefatto.it, che è un sito che abbiamo aperto, per fare un po' da apripista al giornale di carta e al giornale online, che partiranno nell'ultima decade di settembre. Il giornale e il sito si chiameranno Il Fatto Quotidiano, Il Fatto è un omaggio ovviamente a Enzo Biagi, lo dirigerà Antonio Padellaro, e ci stiamo impegnando con un po' di amici, per acchiappare alcune firme di gente brava che oggi lavora in altri giornali, e per questo poi gli dovremo pagare lo stipendio, onde evitare che lasciano un posto sicuro per venire poi, a ritrovarsi col sedere per terra. Sul sito abbiamo cominciato a pubblicare commenti, notizie, proprio da ieri, quindi appena partito, antefatto.it, e ci sono lì anche tutte le istruzioni per le varie forme di abbonamento, chi si vuole abbonare soltanto per scaricarselo online senza avere, il cartaceo, chi si vuole abbonare per farselo portare a casa da postino, chi lo invece vuole un coupon per andare ogni giorno in edicola a ritirarselo, chi lo vuole fare con il conto corrente bancario e postale può già fare il versamento adesso, mentre invece chi lo vuole fare più comodamente con la carta di credito tramite internet deve aspettare ancora una settimana, perché le banche ormai fanno difficoltà non solo quando devono tirare fuori i soldi, ma anche quando devono riceverli, è una cosa incredibile. Quindi siamo lì che aspettiamo che ci diano sto via libera, continuano a rimandare, ma dalla prossima settimana dovremmo farcela. Quindi, sapete che alla RAI per 3 mesi è come se non succedesse niente, no? Praticamente siamo nelle mani di Minzolini. Quindi siamo in ottime mani, devo dire,
So che ieri sera è stato elogiato qui Minzolini come un eroe del giornalismo libero. Io credo che sia il punto più basso che ha mai toccato la televisione, che peraltro non ha una grande tradizione di libera informazione. Il bello di questo paese è che non riesci mai a pensare abbastanza male di qualcuno che dopo arriva subito un altro che te lo fa rimpiangere, no? Per cui io quando ho visto Liotta ho detto, beh, insomma, adesso peggio di questo qua non è possibile, invece è arrivato Minzolini. Già sto cominciando a immaginare come sarà quello che verrà dopo Minzolini, no? Perché uno dice, è possibile che ci sia uno peggio di Minzolini? Cosa ci può essere di peggio di Minzolini, onestamente, no? Mi viene in mente qualcuno. Ecco, a me non viene ancora in mente, ma loro credo ci stiano già lavorando. Questo ve lo dico perché conservate un minimo di indignazione quando arriverà uno anche peggio di Minzolini. Non so se avete visto il suo editoriale l'altra settimana dove spiegava alla gente che è giusto non dare le notizie sullo scandalo di Puttanopoli, no? Tra l'altro era in la location, mi ha molto colpito la location, era dietro una scrivania, alle sue spalle c'era una versione gigantesca della Treccani, sembrava un lillipuziano, no? Che sovrastato da questi libri giganteschi. Non so se è la Treccani che è troppo grossa o lui che è troppo piccolo o se gli hanno fatto uno scherzo, oppure se la Treccani non sono veramente dei libri, ma quei libri di legno che mettono all'IKEA, no? Potrebbe anche darsi, visto la levatura intellettuale del personaggio, ma ha fatto un editoriale che c'è su YouTube, io intanto lo riguardo, è fantastico. Lui dice che lo scandalo che sta facendo parlare il mondo intero non è una notizia e che lui l'aveva promesso a noi che non avrebbe dato queste notizie e che adesso sta mantenendo la promessa. Perché questo è il servizio pubblico. Intanto c'è il New York Times, Washington Post, il Paese, il Mondo, l'Economist, il Financial Times, addirittura quelli di estrema destra, proprio come si chiama, Wall Street Journal, il giornale tedesco, di tutti che parlano, La Croix, il giornale cattolico francese, una catastrofe, tutti che parlano di quello. L'altro giorno mi ha telefonato Gian Antonio Stella, sta in vacanza in Canada, beato lui, sulle montagne del Quebec. Dice che c'era un tassista portoricano che l'ha accompagnato, gli ha detto: italiano, Berlusconi, puttane, si è messo a ridere immediatamente. Cioè, siamo a livello mondiale, si parla di questa cosa, no? Il direttore del primo telegiornale d'Italia che dice: sappiate che io ve l'ho detto, che queste cose non ve le raccontavo, non sono mica un bugiardo che dice una cosa e ne fa un'altra, io non ve le racconto. E ha mandato a Bari un poveretto, bisognerebbe adottarlo quel Pino Scaccia, no? È un inviato, io l'ho conosciuto, era uno abituato a dargli notizie, è quello che ha fatto lo scoop della liberazione di Farrukh Kassam quando Graziano Messina fece la mediazione, no? E quindi era uno che notizie le dava, adesso l'hanno geneticamente modificato e l'hanno mandato a Bari con l'incarico di non trovare mai una notizia. Dato che a volte le notizie ti capitano addosso anche se non te ne accorgi, no? Proprio anche non volendo ti imbatti, non dorme la notte sto poveretto per paura che gli caschi addosso una notizia a tradimento, no? Nel sonno. E quindi vigila giorno e notte per non imbattersi mai in una notizia. E non so se avete notato come riesce a confezionare questi servizi facendo gli slalom fra le notizie. Per una settimana, mentre i giornali erano pieni di interviste di Patrizia, l'amica di Patrizia, il trans amico di Patrizia, le due lesbiche amiche di Patrizia, il pappone di Patrizia, tutti, c'era un florilegio, una galleria di personaggi da non credere. Questo Scaccia non faceva mai un nome, un riferimento, diceva: c'è un'indagine a Bari, no, diceva: Berlusconi furibondo, urla, spazzatura, vergogna, non mi cacceranno dal governo, c'è un colpo di Stato ai miei danni. E uno diceva: che sta succedendo? Ma perché è così incazzato quello? E poi interveniva Scaccia e diceva: c'è qui un'inchiesta a Bari, riguardante certi appalti, dove si parla anche di alcune ragazze, che avrebbero incontrato dei potenti. Fine del servizio. Perché Berlusconi è così incazzato? Cosa c'entra lui con tutta sta roba? Poi a un certo punto, all'improvviso, Berlusconi diceva: non conosco Patrizia.
no? E Scalza diceva: Berlusconi oggi ha annunciato che non conosce Patrizia Daddario. Tutti dicevano: chi è sta Patrizia Daddario? Chi ha mai detto che lui la conosca? Mettetevi nei panni di quelli che guardano solo il TG1, no? E che scoprono un mondo inesplorato una volta. Berlusconi dice: chi non conosco Patrizia Daddario. Tutti dicono: ma che ci frega, chi è sta Patrizia Daddario? Quando mai ci hai parlato di Patrizia Daddario? Poi il giorno dopo dice: ah sì, è venuta da me, ma non sapevo che fosse una prostituta. Dice: ma porca miseria, c'era una prostituta a casa di Berlusconi? Era una settimana che ne parlava tutto il mondo, no? Quelli che guardano il TG1 dice: ma come era una prostituta? Dice: sì, ma non lo sapevo perché non l'ho pagata io, l'ha pagata un altro. Dice: ma perché qualcuno ha pagato una prostituta per andare nel letto di Berlusconi? Ma guarda un po', le volte ti distrae un attimo e quella si infila e gli pagano una prostituta. Il giorno dopo l'amica della Daddario conferma le feste a casa dei potenti. Io dice: oh porca miseria, siamo tornati a parlare di sti potenti, ma perché Berlusconi allora è incazzato pure con l'amica della Daddario? È una cosa, cioè, ogni giorno poi Berlusconi dà un'intervista a chi? No, l'autorevole chi ormai è diventato una specie, è come il Financial Times per gli altri paesi, chi? Come l'Economist, no? Lui dà le interviste a signorini, no? Avete presente signorini? Intervistatore ufficiale di Berlusconi. Per cui il TG1, quando di queste cose parla Berlusconi, sono obbligati a dirle. Il problema è che la gente non sa di che cosa sta parlando Berlusconi, quindi ci sono queste notizie che cascano dall'alto e crollano nel vuoto. La gente dice: questo parla di Tarantini e nessuno sa chi sia sto Tarantini. A un certo punto i giornali scrivono che Berlusconi verrà convocato dai magistrati. Il TG1 naturalmente non lo dice. Dopodiché il giorno dopo la procura di Bari smentisce di avere intenzione di sentire Berlusconi. Allora Scaccia come prima notizia dice: la procura smentisce di voler sentire Berlusconi. Dice: perché? Chi aveva mai detto che lo volessero sentire? E su cosa lo dovevano sentire? Perché che c'entra lui se si parla di feste, di potenti? Cioè, quindi è una cosa... Kafkiana. A un certo punto c'è una serata memorabile, la serata dell'intervista a signorini, dove Berlusconi dice, e Scaccia riporta tutto, dice: la Daddario, prima volta che la si sentiva nominare, è stata pagata, ma non per quello che pensate voi, cioè per andare a letto con lui, no, è stata pagata per parlare male di lui, per testimoniare. Sicuramente c'è qualcuno che l'ha pagata, quindi l'avrebbero pagata due volte, la prima volta per andare a letto con lui, l'altra volta per parlare di come era andata a letto con lui. Dice: è stata pagata da qualcuno. Il TG1 dà la notizia e cose. Dopodiché la Daddario fa un comunicato durante il TG1, per cui alla fine del TG1 si vede questo povero Romita, è un altro caso umano, non so se avete presente questo che ride sempre, non si sa che cazzo abbia da ridere, ma è sempre entusiasta, dice: esploso un treno, 20 morti, questa faccia. E alla fine dice: ci giunge ora un comunicato di Patrizia Daddario, no? Non spiega chi è, perché se no gli toccherebbe dare quella notizia che loro non danno da 15 giorni, dice... la quale smentisce il Presidente del Consiglio e dichiara che se il Presidente del Consiglio ha le prove delle accuse che le muove, vada immediatamente dall'autorità giudiziaria a consegnarle. Cioè ci voleva la Daddario per dire a Berlusconi: vai dai giudici, no? Erano anni che si aspettava qualcosa, fatto più la Daddario che tre anni di Partito Democratico, non per altro. Quei pochi che hanno capito che cosa stava succedendo in questo ping pong tra Berlusconi e la Daddario, capiva che si stava verificando una situazione unica nella storia, cioè un capo di governo che dialoga da pari a pari con una prostituta, la quale gli dà pure delle lezioni di diritto. Cioè, vai dal tuo giudice come ho fatto io, no? Figuratevi dire a Berlusconi vai da un giudice, cioè...
è come dirgli di castrare, è una cosa terrificante. Berlusconi, dirgli vai da un giudice, è come sventolare il drappo rosso davanti al toro, l'aglio davanti al vampiro, o accendere la luce al pipistrello, è una cosa drammatica, no? Quindi lo provoca, lo stuzzica la Daddario, e questa fa la prostituta. E nessuno ci ha mai raccontato con le parole giuste quello che è successo. Cambiano addirittura il nome alle cose nel tentativo di impapocchiarle. Cioè, c'è una prostituta, la chiamano escort. C'è il pappone, lo chiamano l'imprenditore. Tarantini viene chiamato l'imprenditore, ma l'imprenditore di che ramo? L'imprenditore. Dopodiché c'è il cliente, che è il nostro presidente del Consiglio, lo chiamano l'utilizzatore finale, il suo avvocato ha detto vabbè, al massimo è l'utilizzatore finale. Ma neanche un enigmista, ma nemmeno un esperto in codici criptati riuscirebbe a capire di che cazzo stanno parlando la escort. Ma l'escort era una macchina, era un vecchio modello della Ford, orripilante peraltro. No? È entrata una escort a Palazzo Grazioli, cioè, ma chi c'era al volante? Ma possibile? Uno sfigato. Ci ha accompagnata da una ragazza immagine, ma cos'è la ragazza immagine? Che cosa saranno queste robe? C'era anche una meteorina. Spiegano voi delle parole, dice, c'era la biglionerina, c'è una che sta al billionaire, la chiamano la biglionerina, fanno tutte lo stesso mestiere, no? Ma a seconda del luogo, una escort se lo fa nei concessionari, l'altra la biglionerina, l'altra, è la roba dell'altro modo. Poi c'è il pappone, no? L'imprenditore, poi c'è il cliente, l'utilizzatore finale. Uno guarda sta roba e dovrebbe capire di che cosa stanno parlando, ma io sfido chiunque, cioè bisognerebbe avere un decrittatore, no? Che ti spiega i sinonimi, cioè dice si escort, quella roba che una volta si chiamava gnotta, no? Dice si utilizzatore finale, quello che una volta si chiamava cliente, che è anche la stessa persona che sta varando una legge per arrestare le prostitute e i clienti. Cioè, la cosa incredibile è che questi vogliono fare una legge per fare le retate delle prostitute. Questo dice, lei è cliente, dice no, sono utilizzatore finale, ah perfetto, allora. Se no lo portano via da Palazzo Grazioli pure a lui, con tutto il cucuzzaro, con 40-50 anni, sapete che ormai è fuori controllo, se ne fa portare 40-50 alla volta, sono questi stock di gnocca biotrasportati a Villa Certosa, li scaricano poi cargo, no? E quando l'avvocato Ghedini si è fatto quel numero da circo, quando ha detto al massimo è l'utilizzatore finale, no? Come presidente del consiglio utilizzatore finale, ti veniva in mente una definizione più soave e più elegante. Io ho detto no, ma è un termine tecnico giuridico per dire che non è punibile, perché è quello che consuma ma non è quello che ingaggia, no? Quindi è il cliente inconsapevole. Sapete che Berlusconi è sempre l'ultimo a sapere, non sa assolutamente mai nulla, è una... gliene capitano di tutti i colori, lui non sa mai niente, è una cosa, gliene fanno, poveretto, gli corrompono il salone suo e non gli dicono niente, gli corrompono la guardia di finanza, gli imprenditi, gli corrompe i giudici, suo fratello va in galera addirittura al posto, c'è una cosa, lui non sa mai niente, gli portano lo stagliere che era un mafioso, lui non se ne accorge, è una vita che non si accorge di niente. E adesso gli portano pure lui, se ne fa, e c'è sempre chi paga e non è mai lui, quindi che dire, ha detto un termine tecnico giuridico per dire che non è penalmente punibile. Poi il giudice scrittore, caro figlio, ha fatto un'intervista dove ha detto ho consultato tutti i manuali di diritto, non c'è mai il termine utilizzatore finale a proposito di prostitute, cioè di persone. Utilizzatore finale viene usato anche in forme arcaiche, riguardo a idrocarburi, utilizzatore finale di idrocarburi e di droghe, ma non di persone. E questo denota naturalmente la concezione della donna che hanno questi signori. Ah.
sono aspettate, perché quando si rendono conto di che cosa ha detto Vetini, va compreso il lavoro di avvocato di Berlusconi è un mestiere usurante, è molto peggio di quelli che stanno negli alti forni, eccetera. Meritano la pensione a 45 anni qui, perché non riesce a stargli dietro, cioè Ghedini un anno fa era disperato quando ha fatto il nodo Alfano, che ha detto adesso io cosa faccio? Cioè l'avvocato di Berlusconi impunito, Ghedini quello faceva, no? Si è preoccupato, uomo di poca fede, non aveva previsto il futuro, e cioè aveva sottovalutato il cavaliere ne combina di tutti i colori anche se è impunito, per cui Ghedini è un periodo che non riesce manco ad andare a dormire, è come scaccia, no? Gliene capitano anche di notte, e i voli di Stato e le foto da sequestrare, Zappato, 5.000 scatti adesso stanno cercando in Colombia di far sequestrare, perché pare che il grosso delle foto sia in Colombia. Il caso Sakai, il caso Saint-Just, la compravendita dei senatori, e Mills, i diritti Mediaset, la monnezza a Napoli, adesso Bari, una cosa, un disastro totale. Ghedini è sull'orlo di una crisi di nervi, quindi va capito se gli è scappato sto utilizzatore finale. Quando gli ha detto, guarda, rettifica, lui ha detto, no, era un termine giuridico, ma tengo a precisare che il Presidente ha un grande rispetto per le donne, tant'è che non ne ha mai dovute pagare, perché non ne aveva bisogno, potendosene permettere ingenti quantitativi gratis. E così, come dicono a Venezia, peso il tacon del buso, no? Perché se tu ti esprimi a proposito di signore e signorine con termini, diciamo, mercantili, commerciali, è un contabile di un supermercato che dice posso permettermene ingenti quantitativi gratis, di cosa stai parlando? Di casse di patate, casse di birra, cioè immaginate la scena, ah dottor, c'ho un ingente quantitativo di gnocca, che faccio, scarico? Cioè questo è quello che succede abitualmente a Villa Certosa e a Palazzo Grazioli, no? Ingenti quantitativi gratis. Se avete visto le foto sull'Espresso, insomma, si vedono questi cargo che ne trasportano in quantità industriali, no? Con Topolanek che viene poi preso in mezzo, poveretto. E questo è l'altro aspetto pubblico della cosa, qui non c'è soltanto il fatto che Berlusconi è ormai ricattabile da centinaia di persone, immaginate tutte queste squinzie che girano per i bagni di Palazzo Grazioli, vai nel lettone, vai nel letto piccolo, ballano, gli ficca la mano sotto le tette, mentre le tiene sulle ginocchia, se le porta, se le spupazza, eccetera eccetera, queste col telefonino, col registratorino, con la videocamera, escono di lì, da quel momento qualunque cosa dicano, sia vera sia falsa, lui è rovinato. Perché loro hanno le prove che sono state lì e quindi possono raccontare qualsiasi cosa, sia che sia accaduta, sia che se la siano inventata. E lui è ricattabile. L'imprenditore è un altro che, figuriamo, quante gliene ha portate, quante ne ha pagate per l'utilizzazione finale. È evidente che è un altro che lo può ricattare. Adesso è sotto processo per induzione alla prostituzione e traffico di droga. A proposito, questi hanno fatto una legge per arrestare non solo quelli che trafficano in droga, ma anche quelli che la consumano. Cioè è una serie di innumerevole di profili pubblici che non c'entra niente con il gossip, la privacy, i fatti suoi, cioè qual è la sua attività sessuale, se tradisce la moglie o non tradisce la moglie, questi sono fattacci suoi. I fattacci nostri è che abbiamo il Presidente del Consiglio più ricattabile del mondo. Abbiamo uno che ogni volta che esce in pubblico sputtana completamente la credibilità del suo paese. Immaginate alla vista di queste foto quando mai un capo di Stato o di governo accetterà più di entrare in un luogo chiuso in compagnia del nostro. Villa Certosa non ci va più nessuno dopo quello che è successo a Topolanek, onestamente. C'erano 3 anni che c'era un fotografo lì che faceva foto quotidianamente, la security non si è mai accorta di niente,
questo c'ha praticamente 3 anni di vita di Berlusconi immortalati, 5.000 scatti in Colombia, topolane con le topolone in giro, no? Un capo di governo estero ficcato in quelle cerimonie. Pensate, uno che accetti di andare a Palazzo Grazioli, chi gli garantisce che dietro la porta non c'era Daddario o il trans o le gemelline lesbi? Cioè è evidente che è una cosa improponibile. Pensate a questo che faceva vedere a queste qua i filmini di se stesso con Bush. Pensate come si deve sentire un capo di Stato estero che quando riceve Berlusconi sa che tutte le immagini che vengono girate da quel momento potrebbero diventare un filmino erogeno pre-utilizzazione finale. Invece del solito porno, no, lui mette su un film di Berlusconi e Bush, no? È una cosa anche imbarazzante. Quindi immaginate quando mai, infatti avete visto Obama, di solito alla Casa Bianca lui ci andava per 3-4 giorni, piantava le tende praticamente alla Casa Bianca quando c'era Bush, adesso Obama gli ha detto un caffè e via. No. È vero che Obama ha anche 2 figlie minorenni in età di massimo rischio, infatti furono mandati dai nonni durante la visita di Berlusconi. Cioè, queste sono le cose che riguardano noi, non sono le cose che riguardano lui. Non è il presidente che ha la mano, che quelli sono fatti suoi. Questi sono tutti fatti nostri. Ma immaginate se una di queste fosse pagata da qualche stato estero per andare a carpire dei segreti. Non è che ci voglia Matahari per carpire dei segreti a uno che non si tiene nemmeno la pipì. Cioè, vedete com'è fatto, no? Cioè, è uno che non c'è nemmeno bisogno di chiedergli le certe cose che lui te le dice. Immaginate se una fosse pagata per creare un incidente, visto che non le controllano quando entrano e nemmeno quando escono, tant'è che si infilano nei bagni, fanno le riprese, si fotografano, registrano, filmano. Il filmino della Daddario con Berlusconi ha un'inquadratura memorabile, che è l'inquadratura del comodino di Berlusconi dove c'è la foto di Veronica. Bene, visto che non le controllano all'ingresso e non le controllano all'uscita, immaginate se a una venisse in mente di portare della droga lì dentro e di lasciarla lì e di farla trovare da qualcuno. Cioè, voi vi rendete conto della vulnerabilità del personaggio, cioè del fatto che qui si sta parlando di un caso di una gravità assoluta che avrebbe già condotto alle dimissioni chiunque in un altro paese. Poi personalmente io preferirei che lui cadesse su altre cose, essendomi occupato dei suoi rapporti con la mafia, delle tangenti ai giudici, delle tangenti alla guardia di finanza, delle tangenti ai politici, delle tangenti a Mills, dei fondi neri, delle società nei paradisi fiscali, del conflitto di interessi, del monopolio televisivo, delle epurazioni, di tutto quanto, insomma, ha fatto persino di peggio rispetto a quello che sta venendo fuori in questi 3 mesi. D'altra parte il paese l'ha ridotto così lui, e quindi avendolo ridotto così lui avrà anche il tracollo che si merita. È chiaro che una scena come quella di Hitler con Eva Braun nel bunker è una scena nibelungica, drammatica, altamente tragica. La stessa scena di Mussolini appeso per i piedi a piazzale Loreto è una scena drammatica, sanguinolenta, granghiglionesca. Pensate alla scena dello stesso Craxi costretto a scappare all'estero inseguito dalla gente. Faceva un po' più ridere di prima, ma comunque era un momento drammatico. Adesso diciamo, l'uscita di scena, l'inizio dell'uscita di scena di questo qua ricorda più un film di Alvaro Vitali o un cinepanettone dei Vanzina. D'altra parte, ciascuno ha il 25 luglio che si merita, ciascuno ha la piazzale Loreto che ha costruito, e quindi questo probabilmente è l'inizio di un crepuscolo.
Pensate se la stampa e l'informazione avessero sempre fatto il loro dovere in questi anni, da quanto tempo ce lo saremmo già tolto dai piedi? Pensate se l'opposizione fosse mai esistita, da quanto tempo ce lo saremmo tolto dai piedi? Ed è triste vedere che a creare finalmente un caso e a inchiodarcelo sopra senza che riesca più a schiodarsi è la stampa internazionale. Sono i giornalisti stranieri che hanno preso a cuore il caso italiano e ci costringono con le loro cronache quotidiane sull'Italia a tenere gli occhi fissi su questo scandalo. Quanti scandali avremmo potuto tenere lì fissi per inchiodarcelo, e quanti sono invece passati in cavalleria nello spazio di un mattino con i giornali che il giorno dopo già cambiavano discorso e le televisioni che manco lo cominciavano. Adesso la stampa straniera costringe i giornali italiani a tradurre dall'inglese, dal francese, dal tedesco e dallo spagnolo delle cose che potremmo raccontare direttamente in italiano risparmiando un sacco di soldi in interpreti, e che invece noi continuiamo a tradurre dall'estero, perché da noi non c'è più nessuno o quasi nessuno che abbia il coraggio di dire subito papale quello che sta succedendo. Ma guardate che, poi ridò la parola perché sto divagando, ma quello che sta verificando intorno alla Corte Costituzionale alla vigilia della voto decisivo sul lodo Alfano è qualcosa che non si era mai visto, ma nemmeno in un paese disgraziato come il nostro. Giudice, che cosa c'era di più inarrivabile della Corte Costituzionale? La Banca d'Italia ce l'eravamo giocata col governatore Fazio, ed era la penultima istituzione non sputtanata. L'unica ancora non sputtanata era la Corte Costituzionale. Adesso avete visto che cosa è successo: due membri della Corte Costituzionale che vanno a cena con Berlusconi e con Alfano, cioè con l'autore e con l'utilizzatore finale del lodo Alfano. E loro dovranno decidere se il lodo Alfano va mantenuto o va cancellato. E presi col sorcio in bocca, non è che dicono, ops, scusate, ci hanno beccati, non lo facciamo più, ci siamo incontrati per caso? No. C'è un giudice costituzionale, Mazzella, il quale scrive una lettera aperta a Berlusconi chiamandolo caro Silvio. Cioè mancava solo che lo chiamasse Papi. Caro Silvio, dice che c'è la Gestapo in Italia perché Peter Gomez ha scoperto la cena e l'ha scritta sul giornale. Come la Gestapo? Un giudice costituzionale che paragona un articolo scritto da un giornalista confermato da lui stesso ai nazisti, e il capo dello Stato non dice niente, anzi invita alla tregua. Ma quale tregua? Ma stiamo scherzando? Ma quale tregua? Siamo talmente sotto shock per gli effetti provocati dalla presenza in forze della stampa estera in Italia che il capo dello Stato auspica una dose di anestesia per rimettere in sonno il paese. Dopo anni che dormiva, finalmente si sta cominciando a risvegliare il paese e lui lo vuole riaddormentare con la tregua. Ma stiamo scherzando? Ma speriamo che restino qua per sempre i giornalisti stranieri e che non ci mollino mai più, costringendo i nostri cacasotto a ricominciare a fare il loro mestiere e a supplire a quello che la televisione non racconta più. L'8 luglio si terrà anche la manifestazione contro la legge bavaglio. Basta cancellare una legge per togliere il bavaglio? Ma ci sono il bavaglio e l'autobavaglio. Oggi vige l'autobavaglio, nel senso che non è vietato fare cronaca giudiziaria, la fanno in pochi comunque. Ma se noi sappiamo qualcosa di Puttanopoli, lo dobbiamo a una giornalista del Corriere della Sera che si chiama Fiorenza Sarzanini, che facendo il suo lavoro ha scoperto che a Bari si sta indagando, con fior di prove, abbiamo la registrazione della notte
No, perché poi molti dicono le cene a Palazzo Grazioli. No, no, il problema è il dopo cena. È l'aperitivo. No, scusate, è il digestivo. Quindi scopre che si indaga con fior di prove su questo traffico di prostitute a casa del Presidente del Consiglio, residenza fuori della quale sventola la bandiera tricolore, è un edificio di Stato anche se è la sua residenza privata, e lo scrive sul Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, che ha una notizia destinata a fare il giro del mondo, si chiama Scoop. Di solito quando un giornale ha uno scoop lo spara con grandi titoloni, perché? Perché è la notizia che hai solo tu. E invece il Corriere della Sera la nasconde, questa notizia, sotto un titolo incomprensibile, tant'è che Dago Spia ha parlato del pompiere della sera più che del Corriere della Sera, nel senso che spengono i fuochi che essi stessi attizzano, spaventati dalle fiamme, e però lo dobbiamo a una cronista giudiziaria. Se fosse già stata in vigore la legge Bavaglio, di quell'indagine lì sapete quando ne avremmo saputo? Fra 5 anni, quando immediatamente inizia il processo. I processi iniziano di solito a 5-6 anni di distanza dall'inizio delle indagini. Chi sarà vivo, chi sarà morto, dove saremo, che situazione ci sarà fra 5 anni? È adesso che noi dobbiamo sapere queste cose, non fra 5 anni. Anche perché queste cose la signora D'Addario le sa, queste cose la sua amica le sa, queste cose l'imprenditore Tarantini le sa, queste cose tutte le ragazze che fanno queste cose le sanno, queste cose se non escono sui giornali diventano armi di ricatto ulteriori. Tutto ciò che esce sui giornali non può più essere oggetto di contrattazione segreta. Il ricatto è: se paghi io non parlo, se non paghi io parlo. Se escono sui giornali le cose che tu non devi dire, il tuo ricatto fallisce. Ma se non escono più sui giornali, il ricatto dura in eterno. Quindi se non fosse uscito l'articolo sul Corriere della Sera, la signora D'Addario potrebbe farsi versare lo stipendio che vuole lei dal Presidente del Consiglio soltanto dicendogli che ha una registrazione di quella notte, e quell'altra potrebbe garantirsi un super stipendio soltanto facendogli vedere una delle tante foto che ha scattato col suo cellulare dentro i bagni di Palazzo Grazioli. E l'imprenditore che le ha portate lì potrebbe vincere tutti gli appalti che vuole: il ponte sullo stretto, la piramide di Cheope, la muraglia cinese, qualunque cosa, l'ermitaggio. Perché? Perché è quello che paga per l'utilizzatore finale. Il fatto che siano uscite un po' di queste cose diminuisce la ricattabilità. E voi dovete sapere che con la legge Bavaglio che sta per entrare in vigore, di queste cose non solo non sapreste niente, ma che su tutte queste cose si starebbero già imbastendo i ricatti. La legge Bavaglio, contro la quale faremo questa serata mercoledì a Roma, si compone di 2 parti. La prima parte è originale, è una specialità tipicamente berlusconiana, e riguarda la limitazione della possibilità di fare le intercettazioni da parte della magistratura. L'altra parte invece è bipartisan, come si dice, nel senso che è frutto dell'amorevole accordo o inciuccio tra destra e sinistra, ed è la parte che vieta ai giornali di raccontare le indagini. Non è una novità. La Camera 2 anni fa approvò all'unanimità, con soli 8 voti, nemmeno contrari, non parteciparono al voto 8 deputati su 630. Gli altri votarono tutti a favore, ed erano di tutti i partiti, centrodestra e centrosinistra, e all'epoca c'era anche la sinistra radicale.
ora estinta in Parlamento. Votarono tutti la legge Mastella. La legge Mastella nulla diceva sulla possibilità di farle le intercettazioni, ma vietava ai giornalisti di raccontare gli atti di indagine sia riportandoli testualmente sia nel riassunto, cioè non se ne poteva parlare fino all'inizio del processo. Abbiamo urlato, strepitato, ne abbiamo parlato a danno zero, abbiamo scritto a tutte le parti, non c'è stato verso. L'hanno approvata, purtroppo per loro e per fortuna per noi, non hanno fatto in tempo a approvarla anche nell'altro ramo del Parlamento, il Senato, perché nel frattempo avevano fatto cadere il governo. Berlusconi cosa ha fatto? L'ha presa, ci ha aggiunto le porcherie sue, cioè quelle che impediscono ai giudici di farle le intercettazioni, ed ecco pronta la legge. Lo dico perché in questi giorni ci sono dei gran furbacchioni del Partito Democratico che in Parlamento fanno finta di essere contro la legge Bavaglio in difesa della libertà di stampa. Sappiate che sono dei cialtroni, nel senso che loro l'hanno votata quella legge esattamente come il centrodestra. E se oggi votano contro, è soltanto perché sanno che tanto passa anche senza il loro voto, visto che Berlusconi ha 100 voti di maggioranza e non ha bisogno di loro. Così loro possono fare fessi i loro elettori, smemorati o disinformati, ottenere il risultato che volevano loro stessi ottenere. Escludete da questo novero Furio Colombo e altri due o tre, oltre a Di Pietro, che aveva annunciato che l'Italia dei Valori al Senato avrebbe votato contro perché aveva trascurato questo aspetto. Il Consiglio dei Ministri era riuscito a togliere le limitazioni ai poteri di indagine dei magistrati e invece non aveva calcolato questo secondo. Fu un caso, se non altro, di resipiscenza operosa, mentre gli altri, convinti, votarono, al punto che poi Veltroni, nella campagna elettorale dell'anno scorso, ribadì che i giornali non dovevano pubblicare le intercettazioni e gli atti delle indagini fino all'inizio del processo. Quindi ciò che distingue la Mastella dalla Alfano 2 è semplicemente la parte che riguarda i poteri di indagine della magistratura. E questa è una parte, a differenza di quella sulla libertà di stampa, che non è incostituzionale. Quindi probabilmente, mentre la parte che vieta ai giornalisti di fare il loro lavoro verrà incenerita dalla Corte Costituzionale, sempre che non aumenti il numero dei Mazzella che vanno a cena e a merenda con Berlusconi, la parte che vieta ai magistrati di fatto di fare le intercettazioni non è incostituzionale, nel senso che la Costituzione nulla dice sugli strumenti di indagine. Se un paese decide all'improvviso di rinunciare alla TAC e alle radiografie e di tornare allo stetoscopio, per dire, può farlo. Se uno decide di abolire l'elettricità e di tornare alle candele di cera, lo può fare, non è che è incostituzionale. Se un paese decide di rinunciare alle intercettazioni telefoniche ambientali, cioè al principale strumento di accertamento della verità e di repressione penale contro il crimine, lo può fare. Meglio per i delinquenti, no? Andrà bene a loro. Peggio per gli elettori, ma direi che gli elettori che hanno votato per il governo della sicurezza la prossima volta imparano e si informano un po' meglio, perché quando sarà passata questa legge la sicurezza la salutiamo. So che sempre qualcuno pensa, dice, ecco, questo esagera. Adesso io vi faccio degli esempi e così poi voi mi direte se esagero oppure no. Che quando lo dico a Danno Zero e Ceghedini dice non è vero, c'è il comma 51 bis ter, il testo che ha lui è sempre diverso da quello che hanno tutti gli altri, no? Una cosa originale, lui è sempre avanti, ha sempre una bozza ulteriore rispetto a quella di cui i comuni mortali si occupano. Tant'è che lui sostiene che non cambierà niente. Io una volta gli ho detto, dice, ma il suo cliente è informato che non cambia niente, no? Perché vi ha commissionato di abolire le intercettazioni. Se lei fa una legge che non cambia niente, quello si incazza, no? Glielo dica al suo cliente, sempre l'ultimo a sapere, poveretto, come abbiamo detto. In realtà cambia tutto, perché si potranno fare le intercettazioni soltanto in presenza di evidenti indizi di colpevolezza.
Vi avverto che qui ci addentriamo in materia psichiatrica. Qui si rischia di perdere il ben dell'intelletto, il lume della ragione. Se uno tenta di seguire la logica labirintica dell'Alfano e del Ghedini, perché non è la prima volta che si fanno leggi di alta rilevanza psichiatrica, la Bossi-Fini per esempio è tipica di questo modo di procedere, ma proprio per un problema di logica. Qui ci vorrebbero di freddi, i matematici, gli esperti in paradossi, perché la legge Bossi-Fini sapete che è imperniata su questo caposaldo. Chi vuole dall'estero cercarsi un lavoro in Italia può venire a cercarlo solo nel caso in cui abbia già un lavoro in Italia. Sembra un paradosso, è il punto cardine della legge Bossi-Fini, solo che non si riesce a spiegarlo agli stranieri, perché non c'è una lingua che riesca a rendere un concetto così demenziale. Cioè, solo l'italiano, con le sue amplissime modulazioni, riesce a spiegare un concetto così incredibile. L'altro dice: ma scusa, se cerco un lavoro è perché non ce l'ho, se ce l'ho non vengo a cercarlo. Cioè, no, ma tu per venire a cercarlo devi già averlo. Scusa, non capisco, siete pazzi. Fatta Bossi e Fini, sono messi in noi, tra l'altro uno non bastava, no? Sono questi trust di cervelli. Adesso la Ghedini Alfano, che è un altro, c'hanno un neurone a testa e lo mettono in comune, la Ghedini Alfano stabilì, sempre più difficile, sembra quei numeri da circo, no? Sempre più difficile, signori, no? L'uomo che cammina sul naso, per dire. Ecco, qui abbiamo sempre più difficile, perché? Perché tu puoi fare le intercettazioni solo se hai già scoperto il colpevole del reato. Al che un ingenuo potrebbe dire: ma se ho già scoperto il colpevole, no? Ma che cazzo lo intercetto a fare? Lo arresto se l'ho scoperto, no? Ecco il segreto. Per scoprire il colpevole dovresti intercettarlo prima. Ma se tu per intercettarlo devi averlo già scoperto prima, non puoi più intercettare nessuno e quindi non scoprirai più nessun colpevole. Uno dice: vabbè, ma allora che sicurezza è quella di un paese dove non si scoprono più i colpevoli? Questa è una bella domanda che andrebbe rivolta a quei poverini che hanno votato Bossi pensando che ce l'abbia duro, hanno votato Berlusconi pensando che avrebbe ripulito l'Italia dalla criminalità. Pensate, io vi dico la verità, spero che la legge la approvino al più presto esattamente come l'hanno fatta alla Camera, cioè che non la migliorino neanche, a parte che è impossibile migliorare un cumulo di letame, cioè un cumulo di letame è un cumulo di letame, non è che ci aggiungi una goccia di Chanel numero 4 e automaticamente diventa, è sempre un cumulo di letame, puzza allo stesso modo, anzi peggio. Quindi io spero che la facciano esattamente come l'hanno fatta alla Camera, che vada sulla Gazzetta Ufficiale, che cominci a funzionare subito. Io sto aspettando il primo cadavere, il primo morto ammazzato di cui non si sa il colpevole. Voglio vedere che cosa fanno. La legge attuale, scusate, la legge Alfano-Ghedini, prevede che nelle indagini contro ignoti non si possono fare le intercettazioni perché ci vogliono i gravi indizi di colpevolezza. Oggi ci vogliono i gravi indizi di reato. Cosa sono i gravi indizi di reato? Vedo un cadavere, no? Deduco che è stato commesso un reato. C'è una pallottola qua. Oppure l'hanno sgozzato. C'è un grave indizio di reato. Cioè, ho dei gravi indizi che è stato commesso un reato. Chi è stato? Non lo so. Indagine contro ignoti. Faccio le intercettazioni perché ci sono gravi indizi di reato. Omicidio si chiama.
volontario. Adesso gravi indizi di reato vengono trasformati in gravi indizi di colpevolezza, cioè non basta più sapere che è stato ammazzato uno, bisogna sapere anche chi è stato. Poi parti comodo con le intercettazioni. Problema, ma come faccio a sapere chi è stato? C'è un cadavere con un buco qua, non c'è l'arma, non ci sono impronte. Purtroppo l'assassino non ha lasciato neanche niente di scritto con le sue generalità, il suo cellulare. È indelicato, ma spesso capita che in casi di delitti l'assassino non lasci niente di scritto, manco un filmatino che lo riprende mentre uccide, no? Proprio sono fatti così questi assassini. E quindi l'indagine è contro ignoti. Cosa fai quando hai un cadavere per terra e non sai chi è stato? Comincia con la pesca a strascico. Comincia a intercettare, vedere i tabulati telefonici della vittima, quali sono le ultime persone che ci hanno parlato insieme, chi erano, le metti sotto intercettazione, le pedini, vedi se per caso parlano del delitto, vedi con chi parlano, e poi a furia di intercettare alla fine restringi l'ambito dei sospetti e se tutto va bene ne trovi uno. Fai qualche perquisizione, cerchi l'arma del delitto, cerchi delle tracce di sangue nella macchina, fai cose a partire da quelle intercettazioni. Certo, ne fai molte inutili, ma alla fine quella utile magari la becchi. Come altro pensate che facciano? Pensate che vadano ancora con la lente di Sherlock Holmes a cercare tracce di tabacco di un certo tipo e poi vadano dal tabaccaio a chiedere se qualcuno ha comprato quel tabacco? Quello lo leggi nei romanzi. In realtà non c'è più nessuno che lascia le impronte, c'è più nessuno che lascia niente. Quindi vai col DNA, ma non abbiamo la banca del DNA, non abbiamo manco ratificato la convenzione sulla banca del DNA, o vai con le intercettazioni, fine, non c'è altro. Ma qui c'è la chicca, qui entri nel repartino psichiatrico dei malati terminali, proprio, no? È una norma ancora più psichiatrica di quelle che vi ho già descritto. È quella che, riguardando i delitti contro ignoti, delitti contro ignoti sono l'omicidio, ma anche le molestie telefoniche, ma anche lo stupro, ma anche il sequestro di persona. E contro ignoti vuol dire che non sai chi è stato, non è necessario che la vittima sia morta. Se ti molestano al telefono sei vivo e ti molestano, se ti hanno violentato fortunatamente non ti hanno ammazzato, se ti rapiscono sei vivo ma non si sa dove sei e non si sa chi ti tiene. Quindi il delitto contro ignoti riguarda anche vittime vive. Hai rapinato una banca, hai portato via la roba, magari non ci sono morti ma si cerca l'ignoto rapinatore, no? Bene, nella legge c'è scritto che per i delitti contro ignoti le uniche intercettazioni che si possono fare sono quelle autorizzate dalla vittima. Ed è una norma che ha un senso. Se la ragazza subisce molestie telefoniche, tutte le notti c'è il maniaco che le telefona e ansima nel telefono, questa denuncia, le dicono: signorina, noi non possiamo intercettarla perché su di lei non ci sono gravi indizi di colpevolezza, del resto lei è la vittima. Se però lei ci autorizza, noi le mettiamo sotto intercettazione il telefono e così magari scopriamo chi è il porco. Quindi da questo punto di vista la norma ha un senso per quel tipo di reato lì. Vale anche per i familiari del sequestrato. Rapiscono un bambino, oggi mettono sotto i telefoni di tutti i familiari e gli amici dei genitori, in futuro bisognerà chiedere il permesso a ciascuno, perché senza il loro permesso non gli potranno più mettere il telefono sotto controllo. Quindi se la famiglia non collabora con la giustizia perché ha paura che gli stecchiscano il bambino e preferisce trattare privatamente, non li si può più intercettare e quindi non c'è speranza di trovare i sequestratori. Ma immaginate il caso di delitto contro ignoti laddove il delitto è l'omicidio. Si possono fare le intercettazioni se la vittima è d'accordo, ma la vittima è morta. Cioè, scusi, lei è d'accordo che le metto sotto il controllo al telefono? Come fa a rispondere? È morto. A parte il fatto che anche se dicesse sì,
per miracolo, cioè, sì, può capitare, no? In un sussulto nervoso, no? Immaginate che palle l'intercettazione sul telefono di un morto, non dice mai niente, è morto, certo, non parla mai nessuno, te credo. Quindi sono pazzi, prima ipotesi, seconda, sono dei delinquenti. Perché? Perché solo un delinquente può fare una legge così. Solo l'ignoto può impedire di scoprire chi è l'ignoto. L'autore della legge è ignoto dell'indagine contro ignoti, che non vuole diventare noto. E questa è l'unica spiegazione. Altrimenti dici, ma siete fuori. Ma pensate che non si potranno più mettere le cimici, intercettazione ambientale, la cimice nel posto dove si pensa che qualcuno possa dire qualcosa di interessante. Ecco, non si potranno più mettere da nessuna parte, a meno che non ci siano le prove che nel posto dove si mettono le cimici si sta consumando un delitto. Questo è un triplo salto mortale carpiato con avvitamento. Perché oggi tieni sotto controllo un mafioso che telefona a un altro e gli dice ci vediamo al bar Y per parlare di quella cosa lì. Tu dici, oh cacchio, questi se la dicono a voce, non al telefono. Allora vado al bar Y prima che arrivino loro, lo dissemino di cimici in modo che sento quello che si dicono, perché magari quella cosa lì è che ne so, vogliono andare a escort, per dire, per essere moderni. Ma potrebbe anche darsi che quella roba lì sia che stanno per fare secco qualcuno, e allora è interessante sapere dove, quando e chi, perché magari gli saldiamo la pelle a quel qualcuno. E allora è interessante sapere cosa si dicono nel bar. Dice, potrebbero non dire niente. Benissimo, se non dicono niente, pazienza, vale il rischio. Oggi si fa così. Domani tu senti i due dice, ci vediamo al bar Y e ne parliamo di quella cosa. Dice, oh cavolo, io non posso mettere le cimici. Perché? Perché non c'è la prova che quella cosa sia un delitto e che lo facciano lì, sul momento. Quindi si possono mettere le cimici oggi soltanto se si dimostra che i due stanno già sgozzando il barista. Nel qual caso si può arrivare d'urgenza con la cimice, sperando che il barista abbia ancora un brandello di carne intatta. Cioè, aspettate un attimo, stiamo mettendo la cimice. Vi rendete conto in che mani siamo? Ma pensate a quanti violenti negli stati vengono beccati dalla presenza di telecamere mobili che ispezionano le curve, le zone più facinorose e beccano magari i violenti che picchiano i poliziotti oppure che vanno a dare l'assalto alle tifoserie o lanciano i razzi contro le tifoserie avverse. Quanti ne hanno identificati grazie alle telecamere? La telecamera è identica alla cimice, anzi è peggio perché c'è pure il video, è ancora più lesiva della privacy, direbbero i nostri legislatori. Bene, per tutelare la privacy di questi imbecilli, d'ora in poi non si potranno più mettere le telecamere. Perché? Perché tu prima di metterla devi già avere la prova che quello sta lanciando il razzo. Si deve già consumare il delitto nel luogo dove tu arrivi con la... Quindi c'è uno che sta armeggiando col razzo, si sente l'altoparlante, quello che legge le formazioni, dice, si prega il signore che sta armeggiando con un razzo di sospendere le operazioni in attesa che piazziamo la telecamera, perché quei coglioni ce le hanno fatte togliere tutte perché dovevano salvare l'utilizzatore finale. E potremmo andare avanti all'infinito, è una miniera questa legge qua. Vi annuncio che questa parte non ha speranze di essere cancellata dalla Corte Costituzionale. Perché? Perché non c'è scritto da nessuna parte della Costituzione che dobbiamo trovare i colpevoli con le intercettazioni. Se li vogliamo trovare con altri, se inventiamo qualche altro sistema, ben venga. Il problema è che non esiste un altro sistema.
e quindi questa parte bisognerà rassegnarsi a fare un referendum per farla cancellare. È vero che voi, soprattutto i più ingenui fra di voi, potrebbero dire: beh, ma verrà prima o poi il centro-sinistra al governo. La metterei come ipotetica del terzo tipo questa, visto in che mani è e in che mani andrà presto il centro-sinistra. Ma soprattutto l'idea che questi, quando vanno al governo, cancellano le leggi vergogna fatte dal precedente, ci era già venuta nel 96, non ne hanno cancellata nessuna. Ci era tornata nel 2006, non ne hanno cancellata nessuna. Perché la terza volta dovrebbero fare quello che non avevano fatto le altre due, visto che sono gli stessi? Marco, quando ci siamo smemorati, l'Italia è un paese senza memoria, così intendo? Ah, intendo che non ci ricordiamo più niente nemmeno di quello che è successo ieri, altrimenti se ci ricordassimo del nostro passato anche recente eviteremmo di ricascare negli stessi errori, mentre invece ci ricaschiamo con tutti e due i piedi ogni volta. Sembriamo quel personaggio di Albanese che si sveglia tutte le mattine, Antonio Albanese, che si sveglia tutte le mattine ed è il giorno prima, è sempre il giorno prima e quindi rivive ogni giorno la stessa giornata. Io credo che non ci sia niente di più prevedibile di Berlusconi, a parte il contorno, a parte insomma le improvvisazioni del momento, la palpatina questa, le corna, il capò, la battutaccia greve, ma per il resto è l'uomo più prevedibile della storia. Lui praticamente da quando è in politica fa sempre le stesse cose, cioè gli affari suoi. Si occupa delle sue televisioni e dei suoi processi, poi dei suoi processi e delle sue televisioni, poi dei suoi processi e delle sue televisioni insieme, poi finisce la legislatura, arriva il centro-sinistra, votato dagli italiani proprio perché Berlusconi si è fatto gli affari suoi per 5 anni. E il centro-sinistra riesce a fare gli affari di Berlusconi ancora meglio di quanto non se li facesse da solo Berlusconi. Abilissimo nel fare gli affari di Berlusconi, il centro-sinistra è pessimo nel fare i propri affari e quindi litiga continuamente, si sputtano, si insultano, si inventano delle... Anche quando sono d'accordo, per non darsela vinta, si inventano delle cose su cui non sono d'accordo, delle astruserie. Io ricordo quando Bertinotti si inventò le 35 ore. Io vengo da una città operaia come Torino, vi assicuro, non c'era un operaio che volesse lavorare 35 ore, volevano lavorare più di quello che lavoravano perché facevano tutti straordinari, ne avrebbero fatti anche di più se glieli avessero pagati. Bertinotti si mise in testa di fargli guadagnare 30, di fargli lavorare 35 ore. Naturalmente sulle 35 ore cadde il governo Prodi, che è l'unico governo di centro-sinistra che la storia ricordi, che era popolare presso il suo elettorato, e che aveva fatto delle cose buone, aveva portato l'Italia in Europa, aveva Ciampi ministro dell'economia, aveva la Bindi ministro della sanità, l'autrice dell'unica riforma che è stata fatta in questi 15 anni, è la Bindi con la riforma della sanità. L'hanno stroncato dopo meno di 2 anni, mandato a casa per le 35 ore da quel trust di cervelli formato da D'Alema e Bertinotti, perché loro agiscono come il rasoio di lama della Gillette, no? La prima lama taglia il pelo e la seconda non lo fa più ricrescere, mai. Per cui D'Alema subentrò a Prodi con una maggioranza che conteneva al suo interno una serie di riciclati voltagabbana che erano stati eletti nel centro-destra e passarono al centro-sinistra al seguito di Mastella, Buttiglione, Cossiga e altri statisti di fama mondiale. D'Alema con questa maggioranza meravigliosa fece cose strepitose, regalò la Telecom, che era l'unica e la più grande compagnia italiana, una delle poche aziende sane che avevamo ancora, la regalò a Colaninno, Gnucchi e consorte, che la comprarono senza avere i soldi, quindi si fecero dare i soldi dalle banche, così la società sana divenne un colabrodo di debiti, perché naturalmente
i debiti dei tre furono garantiti con le azioni della società medesima, quindi la società fu comprata con i propri soldi, non con i soldi dei compratori. Il risultato oggi è una specie di groviera, la Telecom, vale un terzo di quello che valeva allora. Questa è la grande privatizzazione della Telecom fatta da D'Alema. L'altra grande operazione dell'ottimo governo D'Alema fu la guerra in ex Jugoslavia. Dopo 50 anni siamo entrati in guerra aggredendo uno Stato sovrano in violazione del diritto internazionale contro il parere dell'ONU per ordine della NATO, raccontandoci che non era vero, raccontandoci che noi non bombardavamo, mentre noi bombardavamo come tutti gli altri, come gli americani e come gli inglesi. Dopodiché, dopo questo trionfo, D'Alema perse le elezioni regionali e fu costretto a lasciare il posto a Giuliano Amato, che ha sempre le funzioni del becchino. Lui arriva alla fine della legislatura e seppellisce il cadavere, riconsegnando il paese nelle mani di Berlusconi. Questo è il suo ruolo. È lo stercorario, è il a pallottola, e via. A pallottola solleva, arriva l'altro e schiaccia. Questa è la sua funzione. E la volta dopo è successa la stessa cosa. Prodi ha di nuovo vinto le elezioni, hanno cercato di fargliele perdere fino all'ultimo i suoi alleati. Ricorderete una campagna elettorale costellata di telefonate di D'Alema e Fassino, beccati a scalare una banca con Giovanni Consorte. Non contenti di avergli dato la Telecom, adesso gli stavano procacciando anche la Banca Nazionale del Lavoro, no? Perché uno che aveva così ben meritato una volta andava premiato, e quindi gli hanno cercato di regalare anche la BNL, e avevano anche pensato bene di farsi beccare in piena campagna elettorale. Quella campagna elettorale Prodi partiva da un 15 punti di vantaggio. A novembre e dicembre del 2005 Prodi aveva 14 punti di vantaggio su Berlusconi. Berlusconi era un uomo disperato, era finito, sembrava. Dopodiché furono beccati a scalare le banche, cominciarono a attaccare forsennatamente la Forleo, uscirono le loro telefonate, anche perché stiamo parlando di giganti della politica, mica parliamo di pirla qualsiasi. D'Alema è un uomo di un'intelligenza diabolica. Pensate che quando ha scoperto che Consorte aveva il telefono sotto controllo, l'ha subito avvertito. E come l'ha avvertito? Telefonandogli sul cellulare intercettato. Una mossa da volpe del deserto proprio, no? Così le telefonate sono uscite in campagna elettorale. Gli elettori del centro-sinistra, che diversamente da quelli del centro-destra ancora si impressionano parecchio quando vedono certe cose, quegli altri non più, ma gli si può dire anche che qualunque cosa ci va bene, non importa, per così poco, no? Dico, da questa parte c'è ancora. Quindi molti si depressero ed evitarono di andare a votare, altri decisero di andare a votare per l'originale anziché per le brutte copie, no? Perché poi alla fine uno preferisce sempre l'originale. Quindi Berlusconi recuperò quei 12-13 punti ed arrivò a un'incollatura da Prodi, che però vinse le elezioni. A questo punto si creava un problema, un secondo governo Prodi. Come mandarlo a casa? La volta prima se ne erano occupati D'Alema e Bertinotti, stavolta, in nome del cambiamento e anche dell'alternanza, Mastella e Veltroni. Una joint venture di cervelli, anche questa. Veltroni viene nominato, di fatto viene nominato segretario del PD, perché D'Alema e Fassino non possono più mettere il naso fuori. C'erano le telefonate su tutti i giornali. È vero che la gente dimentica, ma insomma erano proprio sui giornali di quei giorni lì, quindi insomma bisognava aspettare qualche mese per far dimenticare anche quelle. Quindi D'Alema e Fassino andarono da Veltroni, che ormai era emarginato dal partito. Veltroni era sindaco di Roma, non metteva più piede al botteghino da anni, era considerato un esterno ormai. Andarono da Veltroni e gli dissero: guarda, vai avanti te, perché qui marca male, sono uscite le telefonate, sai com'è, i nostri non capiscono, purtroppo abbiamo degli elettori meglio di noi.
È una tragedia per questa classe dirigente del centro-sinistra avere degli elettori molto migliori. Perché questi vorrebbero fare come Berlusconi, ma la gente non glielo permette, ogni volta li ferma. Vorrebbero tanto portare Craxi al posto di Berlinguer, la gente non lo vuole, non li capisce. Sono degli incompresi. E la gente continua a parlare di questione, loro cercano in tutti i modi di farglielo capire che la questione morale non porta soldi, eccetera. La gente non li capisce. E quindi che cosa fanno? Danno il partito a Veltroni, no? Dice, tienilo in prestito d'uso te per qualche tempo, poi quando meno te l'aspetti, appena la gente si è dimenticata delle nostre telefonate, ti fottiamo e te lo portiamo via. Veltroni prende in mano il partito, fanno delle primarie finte ovviamente, prende 3 milioni e mezzo di voti, segno che comunque c'erano 3 milioni e mezzo di persone che erano andate lì a mettere la croce sul suo nome, anche se non c'erano praticamente rivali, gli hanno messo Enrico Letta contro, quindi mettevano un paracarro, prendeva più voti. Cioè, conoscete qualcuno che voterebbe Enrico Letta come leader del centro-sinistra? No, cioè, uno sano di mente credo di no, cioè, uno dovrebbe dire ma chi è Enrico Letta? Il nipote di quello vero? Esatto, è il nipote di Gianni, più anziano di Gianni, però è un caso stranissimo. Gianni ha un nipote molto più anziano di lui. Quindi Veltroni prende 3 milioni e mezzo di voti, il governo Prodi miracolosamente non è caduto, si regge su quei 2 voti e mezzo al Senato, ricordate, no? C'erano sempre 2 voti più Mastella, che valeva mezzo perché a giorni pari era col centro-sinistra, a giorni dispari era col centro-destra, quindi bisognava far passare le leggi nei giorni giusti. E quando sembrava fatta e arrivava una stampella della Montalcini all'ultimo momento a salvare sti poveri disgraziati, quindi la missione di qualunque persona con la testa sul collo che prendesse in mano il Partito Democratico era quella di salvaguardare prima di tutto la sopravvivenza del governo. Anche perché il governo Prodi era stato costretto a risanare la finanza pubblica sfasciata dal centrodestra nei 5 anni precedenti e quindi Padoa-Schioppa aveva dovuto fare la prima legge finanziaria che era una cura da cavallo perché sennò ci sbattevano fuori dall'Europa. La seconda finanziaria era una finanziaria molto blanda. C'erano dei tesoretti recuperati con la lotta all'evasione fiscale, era pronta la restituzione di un po' di soldi ai ceti meno abbienti e quindi con quello, fallite le spallate che Berlusconi aveva annunciato, in arrivo la restituzione di un po' di soldi con un po' di politica sociale, il governo rischiava di diventare di nuovo un po' popolare e magari, passata la convinzione di poterlo buttare giù subito, anche nel centrodestra si sarebbero domandati quale strategia per un'opposizione che comunque poteva durare anche 5 anni. Quindi questo era quello che avrebbe fatto qualunque politico sano di mente con la testa sul collo una volta nominato segretario del PD, con un vantaggio in più. Era il periodo in cui Berlusconi, visto che aveva fallito 16 o 17 spallate consecutive al governo Prodi, veniva messo pesantemente in discussione dal centrodestra, dai suoi alleati del centrodestra. Convocava riunioni a Palazzo Grazioli, non ci andava nessuno a parte la Dario. Guardate che la Daddario era lì nella notte della vittoria di Obama, eh? Berlusconi ha voluto festeggiare subito l'elezione dell'abbronzato e non usciva mai per la dichiarazione sulla vittoria, c'era uno col vestito pronto fuori dalla porta che lo aspettava e lui non usciva, stava facendo delle docce gelate, pare che abbia fatto 6 docce gelate. E questo dipende da questioni meccaniche che non sto qui a spiegarvi, ma che riguardano una strana tecnica a base di iniezioni che poi hanno degli effetti molto duraturi, troppo. E quindi l'unico modo per neutralizzare questi effetti è una serie di docce gelate. Anche perché uno non può presentarsi a una conferenza stampa in certe condizioni per parlare di Obama.
vedo che siete pratici perché... Non vedete il TG1, se no veramente non sapreste di che cosa stiamo parlando, ma neanche lontanamente. Dicevo, non si presentava nessuno a Palazzo Grazioli, Casini aveva dichiarato sciolta la Casa delle Libertà, Bossi aveva detto che si poteva dialogare tranquillamente col centro-sinistra sul federalismo, Fini era il più deciso, quando Berlusconi al colmo della disperazione andava in giro con la brambilla, c'è stato un periodo in cui si capiva che era finito perché si portava dietro sta brambilla, era indicata come il leader del futuro del centrodestra. Se uno ha presente la brambilla adesso, dopo che l'abbiamo conosciuta un po', e immagina che questo pensava davvero che la brambilla potesse diventare il leader del centrodestra, ma insomma adesso uno può odiare quelli del centrodestra finché gli pare, ma non credo che si meritino una punizione come la brambilla come leader, cioè la brambilla, quella lì proprio, quella triglia salmonata che fa il ministro di non so cosa. Ah, mi sta mandando a picco il turismo. Quella che sta studiando uno slogan per portare alto il nome dell'Italia nel mondo, lo slogan, il primo che gli è venuto in mente è Magic Italy. Ricordate Magic America di Maurizio Paradiso, signori dell'Amici della Snoces, eccetera. Magic Italy, no? Una cosa, uno si aspetta che vendano delle film porno in un programma su una TV locale, invece no, è lo slogan per rilanciare il turismo in Italia della Brambilla. Quella era quella che andava in giro con Berlusconi in quel drammatico periodo in cui Veltroni arrivò, e a un certo punto Berlusconi fondò un partito sul predellino della sua macchina, cioè è salito sul predellino della Mercedes e ha lanciato il Popolo della Libertà con la gente in piazza San Babila a Milano. Dice, ma che cosa sta succedendo? C'è uno lì che si sbraccia dal predellino, dice, Berlusconi sta fondando un partito, dice, sul predellino, guarda come sei ridotto, poveretto, chi l'avrebbe mai detto che sarebbe finito così male. Ecco, quello era il clima in quel momento, bastava lasciare che i suoi alleati lo seppellissero ed era fatta. Il governo Prodi avrebbe scavalcato il periodo di difficoltà, passata la boa e recuperato un po' di popolarità, non solo non avrebbe perso senatori, ma avrebbe acquisito qualche senatore dal centrodestra. Sapete che in Italia la corsa in soccorso del vincitore è sempre lo sport nazionale, e quindi si sarebbe probabilmente garantita una legislatura nella quale Prodi avrebbe potuto fare bene. Ma a quel punto ecco la mossa geniale di Walter, che appena arrivato con le primarie, che cosa fa? Decide di aprire un tavolo delle riforme, a cominciare da quelle elettorali per poi proseguire sulle riforme istituzionali e costituzionali, perché anche lui c'ha la fissa che la Costituzione è un ferro vecchio da buttare, no, per carità, ci mancherebbe. Poi difendono la Costituzione quando la attacca Berlusconi, ma quando la attaccano loro, no? Ecco perché poi non sono credibili quando difendono la Costituzione, perché difenderla a targhe alterne fa un po' ridere, o la Costituzione la difendi sempre oppure stai zitto e non la difendi mai. Tavolo delle riforme, qualche disperato dice, speriamo che faccia il tavolo delle riforme con Casini, Bossi e Fini, così gli dà una mano a quei tre poveracci che già sono senza palle di loro a trovare il coraggio di scaricare Berlusconi e di dichiararlo ufficialmente non più leader del centro. Invece no, l'astuto Walter che cosa fa? Fa il tavolo delle riforme con Berlusconi per aiutarlo a uscire dall'isolamento e a tornare al centro della scena politica, tant'è che i due concordano una legge elettorale che più stupida non si può, sia per gli interessi dell'Italia sia per quelli del centro-sinistra. Perché? Perché è la legge bipartitica, è una legge che PD e PDL dovrebbero farla da padrone, tutti gli altri partiti via, fuori dalle valle, per cui o PD o PDL o niente, questo era il progetto. Sono i filmati, li ha messi l'altro giorno Grillo per fare memoria, visto che siamo il paese degli smemorati. Succedeva nel novembre-dicembre del 2007, c'era ancora il governo Prodi in piedi.
passano due mesi di inciuccio sfrenato dove Berlusconi e Veltroni si fanno i complimenti, dove i due vice Gianni Letta e Bettini, quest'altro cervello, Goffredo Bettini, no? Fanno incontri quotidiani per spartirsi l'Italia, eccetera. Naturalmente il risultato qual è? Che Berlusconi, essendo furbo, usa questa legge elettorale come randello per minacciare i suoi alleati, dicendo: o tornate all'ovile e venite nel PDL, oppure siete spacciati perché la legge è bipartitica. L'altro, che è fesso, che cosa fa? Invece di dire a tutti i partiti alleati: venite nel PD o apparentatevi col PD, fa una dichiarazione che resterà memorabile, perché quello è il giorno in cui Prodi ha finito di vivere. Veltroni dice: in qualunque momento si voti, con qualunque legge elettorale, il PD andrà da solo. Che cosa devono capire Udeur, SD, Rifondazione, Comunisti Italiani, Di Pietro e tutti gli altri? Che la loro sorte è segnata, stanno per essere mandati al patibolo. Quindi il governo Prodi, che già stava in piedi con lo sputo, entra in fibrillazione, e a questo punto Berlusconi, che è arcifurbo, che cosa fa? Va da Mastella, che è il più preoccupato perché è il padrone del partito più piccolo, c'è solo lui praticamente, un paio di pregiudicati, insomma, la moglie, nel momento agli arresti domiciliari, erano tutti in galera in quel momento, era un periodo drammatico, glieli avevano arrestati tutti in un giorno solo, una retata, sparita da Deus. Berlusconi va da Mastella e gli dice: se mi fai cadere Prodi, io ti garantisco che si vota subito. Mastella dice: come si vota subito? Io sono spacciato anche col porcellum di Calderoli, perché io non faccio mica il quorum del 4% per andare alla Camera e dell'8% per andare al Senato. E Berlusconi dice: non c'è problema, te li metto io nelle mie liste, i tuoi, e te li faccio eleggere, tanto la gente non può mica sceglierli i candidati, scelgo io. 20 deputati e 10 senatori gli promette. Mastella, che è un bel furbetto, non si fida della parola di Berlusconi, glielo fa mettere per iscritto. Berlusconi, che è molto più furbo di Mastella, mette per iscritto e poi se ne infischia. L'ha già fatto col contratto con gli italiani, non è successo niente, quindi. Tant'è che quando Mastella si presenta, fa cadere il governo Prodi, Mastella si presenta col foglietto scritto, firmato Berlusconi, nega di averlo firmato, dice: ma c'è scritto Berlusconi, dice: ma io non sono Berlusconi. Berlusconi nega di essere Berlusconi. E così il povero Mastella, che ha propiziato le elezioni anticipate, sarà anche l'unico che non partecipa alle elezioni anticipate, non candida nessuno, quello adesso poi l'hanno risarcito. Abbiamo portato in Europa proprio che i migliori, noi li esportiamo all'estero per fare vetrina, per bella figura. E Veltroni, in tutto quel mentre, che non aveva ancora capito una mazza di quello che stava succedendo ed era convinto che Berlusconi volesse le riforme, pensate dove può arrivare la fantasia umana, Berlusconi interessato alle riforme, a Berlusconi delle riforme non gli frega niente, a Berlusconi gli interessava soltanto di mandare a casa Prodi, andare a votare e prendere il suo posto per tornare a farsi i suoi porci comodi. Perché Prodi avrà tanti difetti, ma è l'unico che con Berlusconi non tratta mai. È l'unico che non fa accordi con Berlusconi. E infatti è l'unico che lo batte. Per cui a Berlusconi gli piace D'Alema, gli piace Veltroni, gli piace Fassino, gli piace Rutte, gli piacciono tutti, tranne Prodi. Prodi e Di Pietro li odia, perché sono gli unici due che non hanno mai trattato con lui. Mai. Perché quando lui li ha chiamati gli hanno detto no. Veltroni, che non ha capito una mazza, offre a Berlusconi il governo Marini. Dice: Silvio, visto che ci tieni tanto alle riforme, facciamo un governo Marini per fare le riforme. Berlusconi gli risponde con un bell'ombrello, no? Affossa anche Marini e si va alle elezioni anticipate, che sono la ragione per cui lui aveva messo in piedi quell'ambaradan,
a base di riforme, bipartiti. Berlusconi non frega assolutamente, Berlusconi non sa neanche che differenza c'è fra bipolarismo, bipartitismo, multipartitismo, uninominale maggioritario, col proporzionale, con lo sbarramento, col il recupero, il reintegro, lo scorporo, no, queste robe orribili che dicono scorporo è qualcosa di escrementizio addirittura, non sembra scorporo. Non gliene frega niente il modello tedesco, francese, spagnolo, portoghese, israeliano, non gliene importa niente. Il suo faro è farsi i cazzi suoi. Questo è l'unico programma elettorale che ha mantenuto. La tragedia è che a 15 anni di distanza non solo la gente dimentica di volta in volta, ma anche i politici del centro-sinistra, che tra l'altro sono sempre gli stessi, no? Perché uno dice sono cambiati, quindi lui li ha fatti fessi anche quelli nuovi, perché era la prima volta. No, questi non cambiano mai, sono sempre gli stessi. Bersani c'era già, Franceschini c'era già, D'Alema c'era già, Veltroni c'era già, La Finocchiaro c'era già, Rutelli c'era già, c'erano già tutti. Capezzone era una volta di qua, una volta di là, Dini, Mastella, quelli sono diciamo peripatetici della politica, c'erano tutti. Gli unici, adesso si è affacciata la Serra Chiara e la stanno bastonando, avete visto, no? Cioè, cosa vuole questa qua che non ha ancora 80 anni? Piace anche un po' alla gente giovane, no? Va su YouTube, è una cosa terrifica, va massacrata, no? Stanno maciullando, ma si permette una che non sta... Loro, se non c'è una prostata così non li vogliono, no? Quindi, questi si sono fatti fregare da Berlusconi 3 volte e sono pronti alla 4ª. Quindi c'è un paese di smemorati con una classe politica che io non saprei neanche come definire, perché i casi sono 2. Se lo fanno gratis sono dei deficienti, se li pagano pure vabbè, allora sono dei delinquenti, ma io a volte spero che li paghino, perché se lo facessero gratis ci sarebbe veramente da mettersi a piangere per loro. Dice, ma non ti fai nemmeno pagare per essere a 90 gradi da 15 anni, fatti pagare, sei l'utilizzatore finale, anzi l'utilizzato finale, fatti pagare. Ecco, loro sono gli utilizzati finali. Il problema è che poi veniamo utilizzati anche noi da 15 anni e non tutti sono smemorati, perché ogni volta che si vede qualcuno che tratta con Berlusconi c'è sempre qualcuno dal popolo che dice no, non ti farei mica fregare di nuovo, sono 15 anni che ti frega, lo dovresti sapere che non ci devi parlare insieme, lo dovresti sapere che non gli devi dare la mano, lo dovresti sapere che lo devi attaccare dalla mattina alla sera, e quando non ti viene in mente perché, attaccalo lo stesso, anche lui lo sa. Quindi il problema non è solo la smemoratezza, è anche l'arrendevolezza e la non comprensione del fenomeno. Non riescono a 15 anni a trovare il verso da cui prenderlo, continuano a scambiarlo per un politico. Questo è l'errore. Parlare di politica con Berlusconi non è sbagliato, è inutile, nel senso che a lui della politica non ne frega niente. Ieri l'hanno contestato a Napoli, ha detto ma come, sono di sinistra, ha detto lui, l'hanno contestato, ha detto contestatemi, ma io sono di sinistra. Questi non ci credevano, non si chiama centrodestra, dice ma no, io sono di sinistra. Dice, ma lei è Berlusconi? Sì sì, però sono di sinistra. Ha ballato tutta la mattina in un teatro di Napoli, poi ha messo la maschera triste ed è andato a commemorare i morti di Viareggio, l'hanno contestato. Cioè, la politica non c'entra niente. Se uno parla di politica con lui, vince lui. Bisogna parlargli d'altro, bisogna parlargli dei suoi processi, del suo conflitto di interessi, della mafia, della corruzione. Adesso ci sono degli argomenti anche più ameni di cui parlare. E voi vedete quanto soffre,
quando gli si parla di cose delle quali lui non vuole parlare. Perché lui è così sofferente? È così in difficoltà? È così nervoso? È nervoso perché c'è la stampa internazionale che costringe quella italiana di rimbalzo a raccontare certe cose e a fare certe domande. Ma è nervoso anche perché lui da 15 anni era abituato a svegliarsi la mattina e a decidere lui per noi che cosa dovevamo pensare, che cosa dovevamo vedere, che cosa dovevamo dire per tutta la giornata. Dopodiché il giorno dopo lanciava un'altra lepre e noi tutti dietro all'altra lepre, così per 15 anni. Stavolta la lepre non la lancia lui. Stavolta lui insegue la lepre, è costretto a inseguire la lepre. Sono 2 mesi che si parla di Noemi. È un mese che si parla di Patrizia. Prossimamente si parlerà di altro, sempre dello stesso ramo. E prima si parlava delle veline che lui ha messo in lista e che poi ha tolto dalle liste quando sua moglie ha detto che erano ciarpame senza pudore. E poi si è parlato del fatto che frequenta le minorenni e che non sta bene. E sono 2 o 3 mesi che lui non riesce a imporre un argomento all'attenzione del pubblico. E questa è la ragione per cui ogni volta che mette il naso fuori, la gente tenta di mettergli le mani addosso. E sarà sempre peggio perché diventa una cosa contagiosa. Dato che tu leggi sul giornale che il giorno prima l'hanno contestato, il giorno dopo ci sarà qualcuno che dice vado anch'io. Cioè quando viene dalla nostra città, dopodomani, bene, organizziamoci. Cioè chiamo i miei amici di Milano perché va lì giovedì. E vi spiego come abbiamo fatto. E pensate quando i terremotati dell'Aquila andranno a contestarlo durante il G8, che lui ha avuto l'idea geniale di fare il G8 all'Aquila. Davanti alla stampa di tutto il mondo e ai politici di tutto il mondo cercherà quella vecchietta che gli aveva dato da riparare la sua dentiera e troverà una con delle zanne lunghe così che tenta di mettergliele. Poi interverrà la polizia presieduta da Manganelli e tenterà di disperdere la folla dei terremotati spacciandoli da Black Bloc. Il problema è che la vecchietta con la dentiera rotta difficilmente può essere spacciata, anche in un paese come l'Italia, difficilmente si può far credere che quella della dentiera è diventata una Black Bloc alla sua età. Un fuoriuscita da una tenda col passamontagna e l'uniforme nera. No? Questo è quello che succederà nei prossimi mesi. Io non voglio lasciarvi con un eccessivo ottimismo perché mi rendo conto di aver già seminato abbastanza, ma no, questo non vuol dire che cade domani e neanche tra un mese. Fino a quando avrà il Parlamento 100 voti di maggioranza, come dicevamo prima, di gente che sa benissimo che è lì grazie a lui e non sarà più lì se non ci sarà più lui. Gran parte di queste persone, quando non ci sarà più lui, avranno finito di fare politica e avranno finito di prendere soldi. C'è gente che dovrà tornare a lavorare se lo faceva prima, ma ce n'è molta di più che dovrà cominciare a lavorare e trovarsi un mestiere non avendolo mai avuto. Quando chiudono un impianto nucleare devono poi smaltire le scorie. La cosa peggiore è lo smaltimento delle scorie, non la chiusura della centrale. Lui è la centrale radioattiva, lui è Chernobyl. Il problema sono le scorie, ce le tireremo dietro per dei secoli. Pensate Bondi quando non ci sarà più Berlusconi, dove lo metti? Cosa ne fai di Bondi? Cosa ne fai di Cicchito? Dove lo metti Schifani? E continuerà a girare smarrito dicendo ma ero presidente del Senato, adesso mi tocca andare a lavorare. Ecco, immaginate quel momento, ma quello è un momento lontano proprio perché dato che sanno che finiranno così, noi assisteremo a una lentissima putrescenza, gli verranno i vermi a un certo punto, ma lui resterà lì, inchiodato, circondato da questa corte di pretoriani disposti a dire che ha fatto bene, anche se gli dicessero che ha violentato una bambina, anche se gli dicessero che ha schiaffeggiato un paraplegico, qualunque cosa faccia loro sono pronti a dire che ha fatto bene. E resteranno lì nel bunker fino alla fine, finché arriverà Alvaro Vitali a portarli via tutti con una risata e come si diceva negli anni 70 li sommergerà. Ci vorrà del tempo, però è chiaro che è iniziata la parabola discendente. Gli unici che possono salvarlo sono quelli del centro-sinistra. Hanno già dato buona prova tante volte, loro lo sanno,
loro lo sanno di essere lì perché dall'altra parte c'è lui, esattamente come lui sa di essere lì grazie al fatto che dall'altra parte ci sono quelli là, e quindi sanno di essere come quelle due carte che stanno in piedi sul tavolo perché si reggono l'una sull'altra. Se una viene giù, viene giù anche l'altra. Questo vi spiega per quale motivo comincia a serpeggiare un certo allarme nel centro-sinistra per un improvviso crollo di Berlusconi. D'Alema ha detto: speriamo di essere pronti, era allarmato quel giorno, quando ha parlato di scosse, non l'ha detto con gioia, l'ha detto con allarme. Sì? L'ha detto con allarme, ha detto speriamo di essere pronti. E infatti ha detto potrebbe darsi che io debba sacrificarmi e prendere di nuovo in mano io il partito, e bisognerebbe mandare delle email per dire no, guardi, non è il caso, si è già sacrificato molte volte, adesso lasci fare a un altro. Ma vedrete se mi sbaglio. Quando lui sarà proprio agli sgoccioli arriverà un'altra volta un tentativo di soccorso dall'altra parte, cioè arriverà qualcuno che dirà: Patrizia D'Addario era per me, ha sbagliato ingresso, ma l'abbiamo pagata noi, stava venendo da noi ma è entrata dalla porta sbagliata.